È una sperimentazione, stiamo provando a fare una caccia al tesoro divertente con delle regole semplici, però sono sicuro, conoscendovi, che avrete dei problemi. Sapete perché? Perché non ascoltate. Sì, è vero. Dove passo? Non ascoltate, non avete, diciamo, grandi capacità di osservazione. Prima ho chiesto al vostro collega di andare a prendere un QR code vicino alla casetta e non l'ha trovato. Ne dovete trovare 15 oggi. Quindi diventa una bella sfida. Avrete una mappa, una squadra con 5 persone. Nella mappa c'è... ci sono tutti i vari punti di interesse del giardino inglese, solo alcuni di questi con dei numerini, ok? Divisi come numeri rossi e numeri verdi. I numeri rossi sono le eccellenze storico-artistiche, quelli verdi sono le eccellenze botaniche, ok? Accanto a questi numeri, in alcuni, c'è un triangolino. Allora, la regola numero uno, occorre avere rispetto per le altre squadre. Chiaramente per che cosa? Per il giardino inglese, per le piante, ok? Ci sono dei controllori sparsi, ok? Anche in incognito. Se vediamo staccare foglie, fiori, calpestare le aiuole, le cose normali di un popolo civile, la squadra verrà immediatamente individuata e squalificata. Non serve e non bisogna mai fare staccare quel code. Semplice, giusto? Dico delle cose banali, ma meglio non dare nulla per scontato, ok? Dovete giocare di intelligenza, questo è un piccolo consiglio. Quindi cercate di non accalcarvi tutti quanti. Vi sedete 2 secondi, pianificate come dovete fare, perché la sfida che cos'è? Da quando daremo il via avete 60 minuti per trovare più QR code possibile e rispondere correttamente alla domanda o ai vari quiz presenti sulla mappa, ok? Non è detto che li troviate tutti. Chi non consegna entro i 60 minuti viene squalificato. La consegna delle mappe avverrà alla casetta del custode, dove ci sarà anche la premiazione. Tutto chiaro? Allora, questo è un piccolo consiglio che vi do. Sono stato un po' cattivo insieme alla professoressa Ruffino, perché non l'abbiamo fatta proprio semplicissima. Quello che vi dico è, ci saranno dei video, alcune domande sono nell'applicazione, altri sono dentro i video, altri dovete osservare quello che vi circonda. Quello che vi chiedo è, guardate con attenzione, ascoltate bene le informazioni. Magari imparate pure qualcosa, questo faremo una piccola interrogazione alla fine, voglio vedere se funziona questa sperimentazione. Se i capogruppi hanno la mappa, il primo step per iniziare e dare il via al primo play tour del giardino inglese di Edu Garden del Marconi è scansionare 2 QR code che sono qua davanti al mio via. Ne abbiamo messi 2, sono identici, per cercare di non accalcare troppo tutti insieme. Si parte da questo QR code, dopodiché siete liberi di andare a vedere tutti gli altri QR code dislocati. Non c'è un ordine, ok? Stiamo per partire. Sono le 11:47, vi regaliamo 3 minuti. Quindi consegna ore 12:50 alla casetta del custode. Buona caccia al tesoro e buone visioni. Super Chicche Plus, eccole qua, ci sono anche Mario e Valerio. Valerio, mettiti qua davanti. Primi classificati caccia al tesoro. Bravissimi.
i senza nome. Francesco Messina, ci sono i miei. Matteo Fasola, Greta Sprio, Marilina Basile, Gloria e Giorgia Cassino. Giorgia! Secondo posto, eccole, senza nome, per il merito con Araghette Nucleari. Ti ha lasciato abbandonato, ma anche se non sei come quando ero piccola mi regali sempre una gioia e ti voglio ringraziare. Grazie, grazie vita, grazie giorno e grazie mondo. Allora, la squadra non ha un nome, ma è composta da Emiliano, Nicolò, Mattia, Alessandro e Andrea. Vorrei dire questo.